Bentrovati amici di Telepadre Pio, quest'oggi vogliamo aprire una pagina dedicata ad una straordinaria figura di fedele, di figlia spirituale di Padre Pio. Infatti il 10 luglio scorso è tornata alla casa del padre Luisa Del Giudice, figlia spirituale di Padre Pio e fondatrice dei gruppi di preghiera di Napoli. Vogliamo ricordare questa bella figura, come dicevamo, grazie alla testimonianza di Padre Giuliano Di Renzo, passionista, ufficiale emerito dell'Elemosineria Apostolica. Benvenuto, buongiorno Padre Giuliano. Buongiorno. Ecco, chi era Luisa del Giudice? La signora Luisa Del Giudice è nata a Ottaviano, in provincia di Napoli, il 9 maggio 1923. Poi si trasferì a Napoli quando si sposò. Però già lei conosceva Padre Pio indirettamente perché la mamma custodiva sotto una campana, insieme ad altri santi, anche l'immagine di Padre Pio. E lei si scherzava con la mamma, dicendo: "Mamma, ma tu metti un santo, una persona vivente accanto agli altri santi, con l'idea che i santi devono essere già morti." E la mamma le rispondeva: "È vivente, ma quello è già santo." E poi, quando si sposò, aveva dei problemi, insomma, desiderava essere mamma, come tutte le donne. Si vede che aveva qualche problema, si ricorda Padre Pio, non riuscendo a esprimersi col padre, perché era una cosa che sentiva molto delicata. Allora Padre Pio la bloccò, gli disse: "Si possono avere 2, 5, 10, anche 20 figli, ma tu invece ne avrai tanti a non finire." E poi gli chiese di fondare a Napoli il gruppo di preghiera. Ecco, quindi Lei è sì. tornata a Napoli, ha fondato questo gruppo di preghiera, adesso non ricordo la prima volta in quale parrocchia andò, però dopo, quando io l'ho conosciuta, stava a San Gaetano, nella chiesa di San Gaetano. E è stata una persona che si è dedicata veramente sotto la guida di Padre Pio al bene della Chiesa, delle anime, in silenzio, sia nell'azione cattolica, sia anche nel fare il catechismo, e poi anche poi soprattutto nella carità anche silenziosa, nel sostenere le persone malate, nel sostenere le persone in difficoltà, anche i giovani. E poi è stato anche ministro straordinario dell'Eucaristia, tant'è vero che ha voluto, e così è stata sepolta, col camice e con la croce rossa ricamata di ministro straordinario dell'Eucaristia. Ecco, un impegno Con questa straordinario attività questo. lei ha Sì. avuto la stima molto del cardinale Ursi, e era stimata certamente da tutti, era molto, il suo consiglio veniva molto ricercato, però lei è stata sempre molto discreta, è una persona che portava la pace. Ultimamente io telefonando ad alcune persone che sapevo che lei aveva conosciuto, una persona con la sua semplicità mi ha risposto: "Quando venne nella mia casa entrò un raggio di sole." Dunque c'è questa riconoscenza, di persone, anche persone che conoscono la vita, che devono a lei diciamo, il ritorno a Dio oppure la perseveranza nella vita cristiana. Io stesso ho dovuto insieme qualche volta anche intervenire per diciamo, mettere a posto qualche famiglia e anche evitare anche degli aborti. Cioè, dunque, poi il cardinale Giordano, al quale che io avevo conosciuto quando era a Matera, e ne parlai con lui, accennai, e allora era ancora vivo anche il cardinale Ursi, per cui gli diede tutte le indicazioni che potesse accertare quello che le stavo dicendo, e presentò alla Santa Sede la richiesta di un riconoscimento che si chiama l'onorificenza
della croce Pro Ecclesia et Pontificis, che si dà a persone che si sono distinte nell'amore alla Chiesa, nel servizio umile e generoso alla Chiesa, e infatti gli fu conferita proprio il 12 di luglio, non ricordo se era del 96 o del 97, insomma, tramite Monsignor Ardesini, che era il segretario del cardinale, che mi telefonò dicendo di andare in segreto di Stato a prenderla. E poi c'è stato anche un autografo del Santo Padre, sempre Giovanni Paolo II, un autografo di benedizione che lei ha conservato. Lei ha avuto sempre una grande venerazione per i sacerdoti. Infatti, oltre all'attività a favore del suo gruppo di preghiere, ma ha svolto anche, si è offerta anche per i sacerdoti. Per quel che riguarda i gruppi di preghiera, lei non si limitava soltanto a portare le persone a San Giovanni Rotondo, ma organizzava dei convegni, organizzava dei ritiri spirituali, organizzava delle giornate. E effettivamente il suo gruppo, quando io l'ho conosciuto, dicevano tutti che era il migliore di Napoli, ecco. E sempre nella chiesa di San Gaetano. Un esempio Poi è venuta a sicuramente. Roma perché naturalmente l'età, Certo. le forze cominciavano a venire meno, allora si è dovuta trasferire a Roma. E anche a Roma è stata sempre una donna di preghiera e ha evitato sempre pronta al perdono, ma senza dare l'impressione di che lei fosse stata offesa. Cercava sempre di smorzare i contrasti. Dopo dalla figura però si vede anche che anche esteriormente era veramente una grande signora, era veramente una bella signora, però ha mantenuto sempre il suo aspetto di modestia e poi di grande rispetto per i sacerdoti e per la Chiesa. Ha seguito con grande amore e con grande sofferenza, anche per riconoscenza, il Calvario del Cardinale Giordano. Non ha mai mancato di mandargli i suoi auguri e i suoi saluti. E così anche verso il Papa, mai. Io l'altro giorno ho ritrovato un bellissimo telegramma che lei le mandò in segreteria di Stato per dare gli auguri all'ottantesimo compleanno del Papa, del Beato Giovanni Paolo II, prima che venisse a Roma, proprio nell'anno santo del 2000. E anche una bella risposta che le mandò la segreteria di Stato. A Roma poi dopo lei ha cominciato ad aggravarsi la sua malattia, però dovunque andava, anche negli ospedali, lei ha diffuso un profumo di santità, di ammirazione e anche per cui ha ottenuto delle conversioni, sia da parte del personale medico come da parte degli infermieri, come anche della gente dei sofferenti, dei malati, ecco. È rimasto sempre questo fervore, e lei ha pregato per tutti. Poi, gli ultimi tempi, si è aggravata la sua situazione, però mai è uscito un lamento della sua sofferenza. Una vera e propria testimonianza di fede questa, Sì, concreta. sì, sì. Ha portato delle vocazioni dal gruppo di preghiera. Sono sorte anche delle vocazioni al sacerdozio. Per esempio, padre Don Giuseppe Privitera della parrocchia di Santa Maria della Natività a Napoli, è una vocazione che era un sacerdote che già aveva fatto il suo corso di studi, si era laureato in economia e commercio, aveva una fidanzata, lui poi ha lasciato tutto e benché lo volessero impiegare anche in altro modo, ha preferito una parrocchia di periferia lì a Scampia, che è questa di Napoli. Dunque, e poi anche altre vocazioni, ha tanti giovani da riportare sulla giusta via. Dunque, ha fatto del bene, ma senza ostentazione. E poi aveva anche dei doni soprannaturali, di introspezione, di consiglio. E insomma, per chi l'ha conosciuta ed è vissuta intorno a lei, certamente lo ritiene un dono di Dio, sia
ecco, parlo io come sacerdote, a me come sacerdote, sia alle altre persone, e stando al principio evangelico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore produce molto frutto. Beh, la signora Luisa del Giudice veramente ha prodotto molto frutto in senso spirituale per la Chiesa. Certo. E anche per la sua diocesi, perché è rimasta sempre affezionata e legata alla sua arcidiocesi. Ecco, padre Giuliano, lei ci ha parlato, ecco, ha testimoniato di questa bella presenza, una presenza concreta nella Chiesa di Napoli che ha portato tanti frutti. Ha parlato anche di qualche dono, lei ha avuto testimonianza diretta di questo, sì, ma ovviamente qualcosa, ecco, sarà riconosciuto anche a livello ecclesiastico, lo sa soltanto il Signore, è caso di dirlo. Però ci piace poter sottolineare il fatto che attraverso l'esempio di padre Pio davvero si è potuto dare un frutto concreto a questa fede viva, vissuta nel tessuto sociale. Sì, perché poi padre Pio, per padre Pio si è donata proprio. Per padre Pio lei si è donata proprio. E perciò, tanto è vero, anche delle cose di padre Pio, come ricorda del padre, ed è stato fedele, sì, è stato fedele poi come sempre, quando c'è veramente lo spirito di Dio che porta alla mansuetudine. Ma guardi, che i santi non dobbiamo immaginarli soltanto come che stanno nella nicchia, aveva anche molto senso pratico. Cioè, sapeva valutare oggettivamente anche le situazioni concrete, non era l'annicchiata, sapeva anche dire una parola forte. Se, ecco, questo, lì è l'equilibrio dei santi, che anche come Gesù, anche quando richiamano, non offendono mai. Certo. È un esempio di quella santità alla quale tutti siamo chiamati nella nostra quotidianità. Sì, perché c'è lo Spirito di Dio. C'è lo spirito di fortezza e lo spirito di soavità, fortiter e suaviter. Ebbene, quando, nelle anime che vivono veramente il mistero del battesimo, e per cui attraverso questo cammino all'interno del battesimo che hanno ricevuto, che diventa una continua immersione in Gesù, che perciò il battesimo non è soltanto un fatto di quel momento dell'acqua che scorre sull'acqua, ma è un inizio, è come da una sorgente che poi bisogna immergersi sempre di più in Gesù, cioè il battesimo continua nella vita. E allora man mano che ci si assimila a Gesù, certo il Signore diffonde la sua luce, anche se noi non ce ne accorgiamo, perché la luce fa luce da sé, ecco. Sicuramente. E la gente lo sente. Lo percepisce, anche chi lo porta no, ma chi l'avvicina sì, e alla signora Luisa del Giudice è avvenuto proprio questo. Ecco, padre Giuliano, abbiamo voluto ricordare Luisa del Giudice, figlia spirituale di padre Pio e, come diciamo, fondatrice dei gruppi di preghiera di Napoli, ma da questo esempio concreto, appunto, di santità quotidiana vissuta attraverso una fede testimoniata in tutti gli ambiti in cui si è chiamati, ecco, ad operare, vogliamo fare un passaggio ulteriore presentando, o almeno facendo cenno, ad un'altra straordinaria figura, questa già, come dire, incanalata verso un cammino di riconoscimento pieno di santità da parte della Chiesa stessa. Parliamo di una serva di Dio, Luigina Sinapi. Ecco, in questo caso possiamo sicuramente dire di una santità alla portata di tutti. Sì, Luigina Sinapi è la stessa cosa, una vita eminentemente attiva dal punto di vista spirituale e della carità cristiana, carità viva, e che però sempre nel nascondimento, ecco, lo spirito del Vangelo, che non ostenta, ma anzi si nasconde, perché ha quasi paura di far velo alla grazia di Dio. Loro devono essere una trasparenza alla grazia di Dio, come Gesù dice, insomma, che senza di me non potete far nulla. Dunque, più uniti a Gesù, più la figura di Gesù appare, gli altri lo respirano, Gesù, attraverso queste anime,
anche a Luigina il Signore le diceva: tu sei una piccola luce, ma una grande luce, perché sei la mia luce. Lei era anche lei figlia spirituale di Padre Pio, e veramente si è dedicata anche attraverso la sofferenza e la preghiera. Non aveva i gruppi di preghiera lei, la missione di Luigina era un'altra, era più di, però diciamo, era più di nascondimento, di ritiro in casa. Però Luigina era anche attiva, perché stava sempre male, però al momento che era necessario, che si doveva muovere, stava bene, poi tornava a star male. Una cosa che voglio raccontare di Luigina, per dire della sua santità anche, che lei aveva una senatrice del Partito Comunista, allora c'era il Partito Comunista, che qualche volta l'andava a visitare, ma naturalmente sempre in ora tarda, e quella volta lei ha chiesto di qualche aiuto, non personale, perché Luigina non ha chiesto mai aiuti per sé. E io mi ero rammaricato e dicevo: ma perché Luigina, tu proprio comunista? E lei mi diede una risposta che, ecco, solo lo Spirito di Dio lo può dare. Disse: io chiedo dei favori, mi rivolgo a lei, perché in questo modo le do occasione di fare delle opere buone, e il Signore chiede conto e le chiede in considerazione per la grazia della conversione. Ecco quella, la carità vera. Luigina poi è stata anche per un periodo di tempo segretaria del professor Medi. Poi lei è morta nel 1978, il 17 di aprile. La causa di beatificazione, il postulatore è padre Florio Tessari, il postulatore generale dei Cappuccini, ma a nome del gruppo, del gruppo degli amici di Luigina, che si è costituito canonicamente presso il Vicariato di Roma. La fase diocesana è stata fatta, ora sta presso la Santa Sede e sta a buon punto. È bello, bello poter appunto. Un'anima anche lei innamorata di Padre Pio, perché anche io le sono state anche molto accanto, e anche a lei, allora ero giovanissimo sacerdote, e ha dato, insomma, sono veramente dei regali che il Signore fa. Ecco, questo volevo chiederle, Padre Giuliano, sono dei regali che il Signore fa, sono delle testimonianze, degli esempi, ma partendo da Padre Pio, che è stato, come dire, la guida di queste forti figure, testimoni di fede, ecco, quale insegnamento ci arriva da questa santità quotidiana? Così abbiamo voluto indicare il nostro percorso di approfondimento di quest'oggi. Ecco, come possiamo farci santi anche noi nella quotidianità? Appunto, vivendo, cercando attraverso le circostanze e la volontà di Dio nel quotidiano. La vita, diciamo, cristiana, anche mistica, non è fatta di grandi cose o di apparizioni. La gente va dietro a questo aspetto esteriore, che poi il suo valore non è tanto nei fatti che avvengono, ma nella vita. Cioè, se c'è una vita profondamente cristiana, anche quei fatti hanno un valore, altrimenti non significano nulla. Perché Luigino lo diceva, quelli sono doni di Dio. E l'offerta quotidiana, il sacrificio quotidiano, quello è la parte nostra. E questo è un grande insegnamento che sicuramente dobbiamo tenere ben presente nei nostri cuori, anche e soprattutto nelle difficoltà, quando siamo tentati di perdere questo cammino. Invece sembra di aver compreso che anche e soprattutto nella sofferenza testimoniata da queste persone c'è quella luce che solo la fede può dare. Solo la fede può dare, perché io incontro anche delle persone che si dicono atee e che magari lo dicono anche con troppa facilità,
purtroppo il mondo di oggi è quello che è barbaro, nonostante il progresso scientifico che si vanta tanto di questo, è un mondo barbaro, sempre più barbaro, perché quando, infatti la gente, se noi andiamo al fondo, al di là a volte di un'ostentazione di sicurezza, c'è la massima insicurezza. Mi permetta se le dico questo, a forza di parlare di diritti e diritti individuali, la gente ora ha paura della responsabilità, confonde quello che è la libertà, che invece la libertà vera presuppone il senso di responsabilità, perché io sono libero perché mi rendo padrone dei miei atti e responsabile dei miei atti. Invece la gente oggi vuole la libertà, ma senza questa responsabilità. È capace anche di fare delle cose buone, ma a tempo. Non ha la capacità di impegnarsi per sempre, di mettersi in gioco per sempre. Dunque, questo testimone, che mi permetta se vado oltre, vuol dire che, come diceva la leggenda del grande inquisitore, e come anche la storia sacra, cominciando dal peccato originale, fin dall'inizio, l'uomo vuole essere libero, ma senza essere la responsabilità che comporta la libertà. Ossia, l'uomo non vuole essere libero, ha paura della libertà. E allora i matrimoni che si sfasciano, i diritti che si moltiplicano continuamente e che poi non sono diritti, che distruggono tutto, e questa è una falsa libertà. La persona seria è quella che è capace di assumersi il peso delle decisioni e delle responsabilità. La gente di oggi questo no, vuol cercare sempre un'uscita di sicurezza, che in caso di pericolo si scappa. Ossia, la gente di oggi, mentre dice di voler godere della vita, fugge dalla vita. Mi scusi. No, è assolutamente una riflessione forte e importante questa che ci invita appunto ad approfondire certe tematiche. In Queste conclusione. anime che io ho conosciuto e che per grazia di Dio, senza il mio merito, sono stato vicino, non hanno affrontato le situazioni proprie degli altri in vista della gloria di Dio, non si sono mai sottratte, non si sono vantate di quando hanno avuto, di quando le cose sono andate bene, non si sono scoraggiate quando hanno trovato le difficoltà e quando c'erano le difficoltà hanno impegnato se stesso con la loro sofferenza e con la loro preghiera. Perché Gesù già ce l'ha detto, il demonio non si scaccia se non con la penitenza e con la preghiera. Loro hanno pagato per gli altri con la penitenza e la preghiera. Perché non dobbiamo pensare che i santi come Padre Pio o gli altri distribuivano i miracoli come la gettoniera, me lo ricordo Luigina che diceva, ma la gente viene qui, ma che cosa crede? Che io sono una gettoniera. Il Signore fa le grazie quando vuole, come vuole, a chi vuole e nei limiti che vuole. Noi preghiamo e basta, offriamo. Allora, quello che per gli altri sembra facile, perché il Signore ci dà la grazia, era una conquista continua di queste anime che hanno rinunciato a se stesso. Si sono buttati nella fiamma dell'amore di Dio perché questo amore di Dio bruciasse ancora di più. Come diceva Gesù, io desidero tanto di accendere il fuoco quanto non desidero altro che questo, di essere battezzato nel mio battesimo. Ed era angustiato finché questo battesimo non la, lui non sarebbe stato battezzato. E il battesimo, appunto, il battesimo dell'amore di Dio, del sacrificio, perché il cristianesimo non è la religione della sofferenza, il cristianesimo è la religione della salvezza, della luce, della vittoria sulla morte, del paradiso come partecipazione alla sublime vita di Dio. Noi non staremo soltanto a guardare Dio così, vivremo nell'intimo, parteciperemo alla vita stessa di Dio, al rapporto che Gesù ha con Dio come figlio verso il Padre. Questo è il paradiso. E naturalmente
che noi dobbiamo ricordarlo queste cose. Questo è il cristianesimo, perciò guarda alla vita, guarda. Parliamo della risurrezione, parliamo di Gesù che fa i miracoli per guarire, non per farsi vedere che era potente, che aveva i poteri, come vanno cercando la gente, no, ma perché voleva mettere il segno della immortalità e dare incoraggiamento agli uomini. E dunque, la sofferenza è soltanto un mezzo di redenzione e di manifestazione di amore, perché una mamma che sta vicino al figlio e soffre con il figlio non è che sta lì per soffrire perché gli piace soffrire, ma perché spinto dall'amore. Il sacrificio di Gesù è un atto di amore, per cui quell'atto di amore porta a noi la guarigione in vista della risurrezione vera, completa. Già la Sapienza dice che Dio non ha creato l'uomo per la morte, ma per invidia del diavolo, il peccato è entrato nel mondo e col peccato la morte, ma Dio ha creato per la vita. Gesù dice: io sono la vita e Dio è il padre della vita. Tutto ciò che è contro la vita, che è disordine, non viene da Dio, viene dal demonio, che è ben vivo e operante, non è una fantasia. Ecco, Padre Giuliano, in conclusione volevo chiederle questo. L'ho presentata come passionista, ecco, sì. Ma appunto, tra l'altro, questo è emerso anche da questa riflessione che lei ci faceva riguardo alla sofferenza. Dall'esempio di Padre Pio, ecco, cosa ha tratto lei nella sua vita sacerdotale? Padre Pio, come diceva Paolo VI, e come dice anche e come diceva anche Pio XII, Cristo lo vive. Ma il Cristo che viveva Padre Pio era il Cristo sofferente, perché oppresso dai peccati dell'uomo, del mondo. Cioè Gesù si è carico, come dice, è l'agnello di Dio che toglie, cioè si carica dei nostri peccati. Per cui lui espia per noi i nostri peccati, appunto per darci e per comunicarci la sua vita. Lui marcia verso la risurrezione, Gesù, e tira pure noi verso la risurrezione, ma noi immaginiamo il mondo antico, il mondo anche di oggi che non crede. Che cosa penso dopo la morte? La morte è la cartina di tornasole. Davanti alla morte tacciono. Quando ci sono tutti quei funerali di Stato, che cosa possono fare le nostre autorità? Se non il picchetto d'onore, le corone, arriva il Presidente della Repubblica, tocca la bara, finché e lì è finito. Ecco lo Stato, il cosiddetto Stato laico, il cosiddetto Stato che tanto orgoglioso. Ecco che cos'è lo Stato, davanti alla morte è niente, non è incapace. La giustizia umana, quando si sente dire giustizia è fatta, dov'è la giustizia? Che cosa può fare più che mettere in galera una persona, la giustizia, quando c'è? Il Dio cristiano è il fratello, è il padre, è il fratello, che ci chiama a nome. Io, tu, il rapporto è personale, non è vago. Non è un grande architetto dell'universo che non si sa chi sia, che è lontano. Oppure il Dio dei filosofi antichi, che riescono a immaginare, sì, come Aristotele, il Dio unico, però rimane lontano. Il Dio dei Greci non ama, è amato da noi perché abbiamo bisogno, ma il Dio dei Greci non ama perché non ha bisogno. L'amore è conciso col bisogno. E invece la rivoluzione cristiana ci parla di Dio che è amore e che non ha pace finché non ha richiamato il figlio prodigo. Le chiudo con queste belle parole di Luigina, che mi dice, abbiamo parlato della Sinapi. La Madonna, quando chiamava, si riferiva ai peccatori e agli erranti, li chiamava i miei figli che non hanno la luce. Bellissimo. Quale fede può dare questo? E dare la speranza e può veramente rotolare la pietra dal sepolcro e far vedere una luce? Non c'è nessuna fede che parla di questo. È tutto vago. Grazie.
Grazie di cuore, padre Giuliano, per averci dato l'opportunità quest'oggi di introdurci, se non altro per quanto riguarda la serva di Dio Luigina Sinapi, su questi temi, su questa figura, ricordando, lo abbiamo fatto all'inizio di questo nostro incontro, quest'altra grande, bella testimone, Luisa del Giudice. Grazie ancora e a presto. Grazie a voi, è un augurio per il vostro ministero, perché anche il vostro è un ministero, è un apostolato, è proprio anche il laico, non esiste la Chiesa e il laico è nella Chiesa, cioè la Chiesa non siamo noi, però la Chiesa diventiamo Chiesa quando siamo uniti a Gesù e anche l'ultimo battezzato è membro di Gesù ed è Chiesa e deve comportarsi ognuno al suo secondo. Come dice San Paolo, i doni che Dio gli ha dato, la posizione che Dio ha dato, ma deve condurre a termine la sua missione per poter portare e santificare il mondo e salvarlo, perché altrimenti il mondo si perde no, no, per noi si perde nell'inferno della disperazione, e lo vediamo, però anche materialmente si perde proprio nel nulla, ma non nel vuoto, nel nulla proprio. Grazie ancora, a presto. Arrivederci.